Eccoci, nuovo video con un fotoreporter italiano che è nato a Caravaggio e di cognome fa Merisio. Una sola O di differenza e le coincidenze sono perlomeno interessanti, simpatiche. Per esempio, quando guardo i cartoni animati di Miyazaki, ecco, questo riescono a mettermi in pace col mondo. Da un punto di vista fotografico ottengo lo stesso effetto con le fotografie di Pepi Merisio. Hanno al loro interno una dolcezza, una capacità di narrare in modo poetico la vita comune delle persone comuni, anche delle persone povere, che è veramente, come posso dire, rassicurante, è veramente dolce. Ecco, andiamo direttamente a vederne alcune. Famoso anche per aver fatto un reportage di una giornata per epoca con, oddio, non mi ricordo più quale papa, e che poi seguì anche negli anni, infatti in un certo modo è stato anche identificato come il fotografo della Chiesa Cattolica, in effetti ha pubblicato anche spesso per Avvenire, ma non solo, Epoca, tantissimo, Stern, eccetera. Ma andiamo a vedere alcune sue immagini, poi vi invito chiaramente ad andarle a vedere per conto vostro, com'è nello spirito di questi piccoli video che vi proponiamo. Ma un modo di vedere che non lo so, a me veramente mi rilassa, lo trovo dolce, ecco, non so come altro descrivervelo. Quindi, fotografo Pepi Merisio, mi raccomando, con la O finale, nato a Caravaggio, giusto per darvi qualche regola mnemonica che possa aiutarvi a ricordarvelo, che poi non ce ne sarebbe bisogno. È stato scelto per esempio dalla Leica insieme a Gianni Berengo Gardin per rappresentare l'Italia nel suo libro, per cui voglio dire, un fotografo importante, veramente importante. Bene, questo è tutto, prossimo video, prossima settimana, con chissà chi, ok? Ciao!